abbiamo cominciato una nuova attività con dei colleghi e degli amici in Italia, perché ci siamo resi conto che era importante dare una direzione speciale a quello che già facevamo, ma dare più un senso di proprio sì, di direzionalità. Quindi abbiamo costituito questa associazione per la valorizzazione dell'archeologia e della storia antica. L'acronimo è AVASA. Ed è una cosa che sentiamo e viviamo molto nel profondo. In sostanza quello che vogliamo fare è di creare una, di aiutare nella creazione di una sensibilità nuova verso il passato, che a noi manca a volte in Italia perché siamo così assuefatti ad avere grandi cose attorno a noi, e che invece in Siria, dove abbiamo lavorato molto noi, è stata messa duramente alla prova dalla guerra. E quindi vogliamo creare come un ponte in cui valorizziamo questo senso del passato in entrambi i casi, da un lato qui in Italia, soprattutto con i giovani, anche con i piccoli proprio. Infatti avremo un programma di che stiamo cominciando con AVASA, questa associazione, un programma di corrispondenza fra le scuole, sia medie che superiori, in cui i giovani siriani e italiani si parlano gli uni con gli altri e cercano di condividere questo senso di appartenenza al passato. C'è una forma come di lealtà verso il passato, di lealtà verso il territorio. Adesso abbiamo questo progetto di andare lì, non noi personalmente, ma il nostro collaboratore locale, di andare lì a ogni villaggio e dare una conferenza, di dire non soltanto l'importanza del sito storicamente, archeologicamente, ma anche delle cose che facciamo adesso e vorremmo fare in futuro, come tipo parco archeologico. E anche in questi 22 villaggi che sono lì intorno a noi vogliamo stabilire una piccola biblioteca. Vogliamo dare delle piccole risorse economiche per i ragazzi di questi villaggi di andare all'università. E vogliamo, vogliamo che questa diventa una, come una fucina identitaria per tutte queste persone del villaggio intorno. Il metodo che cerchiamo di seguire è in sostanza quello che abbiamo già seguito, quindi abbiamo messo alla prova nell'arco di molti anni in cui abbiamo lavorato in Siria prima della guerra e poi anche durante la guerra. Il grande risultato, direi, di questa sfida che abbiamo avuto con il confronto con la grande crisi che ha portato la guerra è proprio quello di vedere come, basandoci sulla sensibilità e sulle capacità locali,
si possono costruire in sostanza delle grandi cose, più grandi di quelle che vengono imposte dall'alto con dei grandi progetti. Questo è un grande progetto, ma è un grande progetto che viene dal basso e che quindi è molto trasferibile. Una parola che lo coglie bene, mi sembra, è quello di ospitalità culturale. Cioè noi ci troviamo, nel caso specifico del progetto in Siria, di fronte a una società rurale, un gruppo delle comunità locali molto legate alle tradizioni agricole, soprattutto della zona. E quello però che vediamo è che hanno molto da offrirci loro, è questo che parlo di ospitalità culturale, ci ospitano con la loro cultura e quindi sono loro i primi che vogliono non solo rimanere nel loro posto, aver modo di sviluppare le loro risorse locali, ma anche di fare noi partecipi di tutte le belle cose che loro hanno da offrirci. Ecco, quindi questo è il modo migliore di sostenere, quando parliamo di sostenibilità, di trasferibilità, di portabilità, sono termini astratti. Nella concretezza delle cose è quello che noi abbiamo fatto da anni e che vediamo sempre di più, come dire, avere valore proprio in funzione anche di quando vengono attaccate duramente, come sono state attaccate duramente dalla guerra. Siamo molto proiettati in chiave internazionale e forse la convalida più chiara di questo è stata nel novembre di quest'anno, del 2017, quando l'UNESCO, non c'è niente di più internazionale dell'UNESCO, quando l'UNESCO ha ospitato, ci ha aiutato ad ospitare alla Università Americana di Beirut, in Libano, una mostra proprio su quello che noi abbiamo fatto finora, proiettandola poi anche nel futuro, per quello che vogliamo fare in futuro. Era una mostra nella quale hanno partecipato parecchi siriani, infatti l'UNESCO ha portato a Beirut 9 colleghi siriani che hanno non solo partecipato alla mostra, ma anche e soprattutto alla presentazione di questa mostra, una tavola rotonda nella quale hanno parlato del merito dell'archeologia per mantenere questo senso di coesione all'interno della società. Un altro aspetto di questa grande dimensione internazionale è che abbiamo avuto proprio 2 settimane dopo la mostra di Beirut un premio molto importante dall'Accademia Cinese delle Scienze Sociali a Shanghai, dove è stato riconosciuto questo valore un po', come dire, di modello, ecco, paradigmatico quasi, di quello che stiamo facendo in Siria, che crea proprio un poco un nuovo volto dell'archeologia, il volto che coinvolge le comunità in un senso molto dinamico e molto attivo, soprattutto la parte giovane delle comunità, per questo che il progetto l'abbiamo chiamato un'archeologia per un futuro giovane. Io ho cominciato a lavorare con il progetto di Urkesh 10 anni fa e la cifra 10 anni colpisce molto la gente ovunque, perché vuol dire che noi siamo potuti andare avanti con il nostro progetto nonostante il fatto che siamo in una zona di guerra. E tutto questo era possibile grazie ai vari sostenitori, soprattutto alla Fondazione Cariplo che ha finanziato questo progetto.
E l'investimento in questo progetto non vuol dire solo un investimento in un progetto archeologico, ma anche nel futuro di un paese e un investimento nei giovani di una nazione. Secondo me è una cosa molto importante perché avrà un effetto mondiale, perché noi non siamo molto separati e non viviamo in un mondo separato. Lavorando con questo progetto ho avuto una stabilità finanziaria che è molto importante perché ci permette di essere molto più produttivi, ma la cosa più importante è la stabilità emozionale, perché con questo progetto ci dà tanta speranza che ci permette sempre di andare avanti. Il fatto che i nostri collaboratori che finanziano il nostro progetto, che non sono archeologi, si rendono conto del valore dell'archeologia, ma non solo come una disciplina accademica e scientifica, ma anche come una disciplina che ha un impatto sociale enorme. Io con questo progetto ho avuto l'opportunità di vedere come questo sforzo che noi facciamo per capire il nostro passato può aiutarci a creare un presente e un futuro molto più unito. Io quest'anno ho vinto un posto di dottorato all'Università di Pavia. È una cosa che mi fa tanto piacere perché così posso ho avuto l'opportunità anche di vedere questa zona bella in Italia, la Lombardia, e di beneficare dell'ospitalità italiana e soprattutto lombarda. E mi ha fatto pensare veramente di come siamo simili, perché mi ha fatto pensare al mio paese e all'ospitalità che noi estendiamo ai nostri ospiti che io ho esperienzato qui in Italia. La guerra in Siria ha tirato fuori il peggiore e il migliore nella gente. E secondo me nel caso dei giovani ha tirato fuori il migliore, perché i giovani stanno cercando di fare tutto il possibile per vedere la Siria come era di nuovo, ma anche meglio. Anche noi come giovani stiamo cercando sempre di essere uniti sotto lo slogan dell'identità siriana, dimenticando tutte le differenze tra di noi, perché noi alla fine siamo siriani.